Io oggi ho bisogno di un supplemento di attenzione perché non mi trovo con la piena disponibilità della mia forza, almeno della mia forza fisica. Però era troppo importante l'iniziativa per sottoporla ad un rinvio e mi ha un po' incoraggiato il fatto che questa mia difficoltà fisica mi ha visto in accomunamento con il professore Giuliano Amato, che però è stato ulteriormente aggredito alla schiena da quello che si chiama il colpo della strega. Lo riavremo Giuliano Amato perché ci serve nella sua bravura, nella sua capacità di approfondimento e anche per dimostrare come non è vero che questa è una società che illumina coloro i quali non hanno mai fatto esperienza, arrivando a stabilire che l'estraneità possa essere presentata come un valore. Amato è esattamente il contrario di tutto questo, mi incarica di giustificarlo rispetto alla sua assenza. Grazie a tutti i relatori, grazie a tutti quanti voi che siete qui, che mi aiutate a dire quello che voglio dire, spero con la chiarezza che ho in mente. Come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa si incrocia con una sorta di autoconvocazione che hanno fatto 110.000 adriatici in occasione del referendum consultivo tenutosi nel 2014. Lo dico agli illustri relatori che sono qui e che non hanno magari seguito il decimetro di ogni dibattito locale riguardante il valore di quella consultazione referendaria. Lo dico a Franco Bassanini, a Giuseppe Deritta, lo dico anche al teologo Bruno Forte, che è venuto qui per dare anche quel punto di vista che ci servirà. Si è tenuto nel 2014, in corrispondenza delle elezioni regionali e delle altre elezioni che si tennero, una consultazione su mobilitazione locale riguardante una domanda posta ai cittadini residenti in Pescara, Spoltore e Montesilvano se si voleva o meno concepire e realizzare la fusione di queste tre città preesistenti ed esistenti ancora oggi, perché dopo quella consultazione l'ordinamento regionale deve dare luogo ad una legislazione regionale che le configuri fuse e capaci di dare luogo ad una città nuova. Questo è il fatto ed è l'antefatto rispetto a questa iniziativa. Perché abbiamo concepito un'iniziativa così lunga e alta per fare in modo che si accendesse la giusta luce sulla spinta che ci è venuta da quel referendum, che io chiamo autoconvocazione di cittadini, perché non è innocente la mia definizione di autoconvocazione di 110.000 adriatici. L'esito è stato 70-30. Io non ho guardato con interesse alla motivazione che mobilitò gli organizzatori del referendum. Allora la motivazione era: se ci fondiamo avremo più soldi dal denaro pubblico. Io non vedo questo come motivo, anche perché potrebbe anche non essere vero nei termini nei quali è stato raccontato. Il valore per me di quella straordinaria intuizione davvero democratica, se me lo permette Monsignore Bruno Forte e anche Franco Bassanini e Giuseppe Deritta, mi viene in mente un'esperienza comunarda di cittadini che fanno un giro tondo attorno alle istituzioni e alla classe dirigente politica dicendo: non ce la fa più quella forma istituzionale e giuridica che dava luogo a tre città, c'è bisogno dell'altro, noi vi spintoniamo a concepire qual è il dell'altro. Quello è il valore di quella iniziativa referendaria, soprattutto per la risposta della cittadinanza. Adesso c'è da capire se si dà luogo al seguito con la legge regionale. Al di là del fatto che la legge regionale ha degli impedimenti a ingrandirla ulteriormente quest'area urbana, perché dovrebbe arrivare anche a Chieti, a toccare per esempio la città di San Giovanni Teatino, che è una specie di striscia di Gaza dal punto di vista urbano, ma la legge nazionale, come sa bene Franco Bassanini, non ci consente
con il dettato della norma regionale di ingrandire questa città nuova scavalcando il confine provinciale. Ma la domanda con la quale mi voglio nutrire, cercando di dire quello che proverò a dire, ci si perde facendo nascere la città nuova o ci si guadagna? Questo è un tema delle società moderne: chi ci guadagna, anche in ragione di quello che ci viene detto da quell'industria culturale che è la televisione, quando ci dà luogo a quel pensiero unico dove l'unico valore è chi ci guadagna e chi ci perde. Ma cerchiamo anche questa coppia tematica: chi ci guadagna da questa città nuova e chi ci perde? E poi ancora, la città della quale ci stiamo occupando, e sono depositati due testi di legge, entrambi fatti dal governo regionale, una iniziativa legislativa che dà luogo alla nuova città ed un'altra che invece dà luogo ad un fidanzamento delle città preesistenti per fare in modo che accada in un tempo ulteriore nel futuro la vera e propria fusione. Ma la domanda con la quale io mi voglio aiutare e voglio aiutare questo dibattito, questa giornata diciamo di investimento culturale su una trasformazione che non si rifà tra 10 anni, una trasformazione che ci richiamerà in causa fra 60 anni, fra 80 anni probabilmente. Siamo sicuri che le città delle quali noi stiamo prendendo le misure sono le stesse delle città dell'Ottocento e del Novecento? O non è possibile sostenere che è finita quella idea di città costruita sul rapporto spazio-tempo e sulla signoria del limite e del confine? È su questo che mi ha affascinato e ci ha affascinati tutti la possibilità di avere un contributo anche dal teologo Bruno Forte. Io non riesco a non mettere in campo come la prima città, e mi aiuti il teologo Bruno Forte se posso sostenere che è ancora Ur la prima città, quando era tutto costruito sulla difesa di ciò che sta di qua rispetto a ciò che sta di là. Ma siamo sicuri che ancora ci sono i confini e che i confini, se si mantengono, fanno bene alle comunità? Io non sono un sostenitore della grandezza come bene, come valore. Quindi non è la grandezza che fa crescere le città, e qui De Rita già una volta, 3 anni fa, ci ha dato una mano a interpretare qual è la qualità che serve ad una città quando si ripensa e si rideclina. Ancora è più grande di Pescara, anche se ha meno abitanti di Pescara. Malmö in Svezia è una città per eccellenza e non è nata cercando gli abitanti in più, ma cercando i flussi in più, le infrastrutture in più, le opportunità in più, le prossimità in più. Allora, io non inseguo gli abitanti, io inseguo la capacità di dare retta a quella spinta rivoluzionaria di 110.000 adriatici che hanno detto in un'urna, non potendolo dire in altro luogo ad alta voce alle classi dirigenti: ripensate la maniera di esistere di questa realtà urbana che è più grande di quella ereditata dall'Ottocento e dal Novecento. Fate in modo che la spinta rivoluzionaria venga concepita e declinata, e fate in modo che si dia luogo ad un nuovo progetto riguardante anche il diritto di cittadinanza. La cittadinanza qualifica lo Stato-nazione, la cittadinanza qualifica anche la città. Noi dovremmo concepire anche una nuova cittadinanza quando si è europei, e su questo sarebbe bello riavere Amato, Bassanini, De Rita, per cercare di capire qual è l'in-più della cittadinanza in una sfera internazionale. Ma in una città dove tutto si fa liquido, dove con l'intervento della digitalizzazione le lontananze sono state risolte, ma ha ancora senso stare a dividere e distinguere ciò che sta di là rispetto a ciò che sta di qua? Un abruzzese molto bravo di un piccolo paese di Montenero Domo è riuscito a fare il procuratore generale della Corte dei Conti del Regno. Giuseppe De Tomasis venne investito e incaricato circa questo ruolo da Gioacchino Murat, che voi sapete era imparentato con Napoleone. Gioacchino Murat aveva molto a cuore il Molise e una parte dell'Abruzzo, le ragioni non le precisiamo qui. Giuseppe De Tomasis e Gioacchino Murat precisavano che
l'ambito territoriale ottimale di un'istituzione che si fa territorio è l'ambito che viene visionato da un soldato che va a cavallo. La provincia di Chieti è tanto grande quanto il tempo che impiega il cavallo non superando le 24 ore, perché c'era il bisogno del controllo, della visura, della guardiania, quasi da contatto fisico. Ma è concepibile il basamento di una città dentro di sé organizzata attraverso questo intervento di fisicità quando c'è la digitalizzazione? E il figlio del ministro emerito della giustizia Paola Severino dice: io non faccio come la mamma, che esco e vado a comprare dove va la mamma, poiché quello che a me serve me lo faccio portare a casa da Amazon, o perché mi attivo il contatto con la giusta sezione di Google e attraverso questo contatto io faccio venire a me quello che mi serve, perché non ci sono più le distanze. Allora, io sono un sostenitore della fusione, ma non perché voglio più soldi dallo Stato, perché mi aspetto di incassare la rivoluzione culturale che porta con sé questa contaminazione ulteriore, questo insediamento di una classe dirigente che pensa più grande guardando più lontano, facendo in modo, per esempio, che lo stadio nuovo che offre sito a tutte le attività sportive non necessariamente si deve fare nei pochi metri quadrati che non abbiamo a Pescara, altrimenti non ha senso, e se si fa più in là come se fosse una decadenza. Anche il concepire dove c'è il sito della infrastruttura che serve non va più parametrato a quello che sta dentro i confini dell'ufficio anagrafe, ma dove questo è capace di funzionare di più. È così che Malmö in Svezia è passata da poco a tantissimo, solo in ragione di un ponte. Malmö è nata per un ponte, non è nata per una verticalizzazione o una orizzontalizzazione demografica. Un ponte, una infrastruttura. Io allora dico a questa bellissima platea, e dico anche ai relatori lucidissimi, straordinari, se mi si dovesse chiedere qual è la cosa che più, diciamo, mi ha dato agio, gioia, soddisfazione, e nel giusto termine, come dice il sindaco emerito di Milano, potere per potere servire, quello che sto facendo mi ha dato una gioia incredibile quando ho avuto la possibilità di mettere attorno a un tavolo con me a fare domande intelligenze di questa fatta. E a queste intelligenze chiedo: ma non c'era una partita di questo tipo anche nel rapporto tra la città romana e la città greca? La città romana che si riconosceva attorno all'idea di civitas e la città greca attorno all'idea di polis, che era autosufficiente, come se si bastava dentro di sé, e la città romana invece che cercava l'altro da sé, che voleva come mettersi in cammino. Ma la storia di Pescara non è la storia di una città che si mette in cammino, che trova il punto di quadratura mettendosi in cammino, mai accettando di fotografarsi così com'era, sempre in cammino. È bellissima questa immagine della città di Roma che si riconosce come prima luce attorno, diciamo, alla luce che produce Asylum. C'è questo luogo che accoglie e dà protezione e dà rifugio. Ecco, io penso che la città nuova che noi dobbiamo insediare, della quale città anche il nome sottoponiamolo a democrazia, troppe volte Pescara forse troppo, valutiamo qual è il nome migliore, ma che non sia il nome quello che addirittura produce l'ultimo decimetro di paura. Vediamo che cosa deve essere il programma della fusione, che cosa deve essere la sovrintendenza affinché non ci sia una periferizzazione crescente. Facciamo in modo che dentro di sé ci sia una tale veduta di tutti i rischi per cui ciò che si fa produce davvero funzionalità e funzionamento. Concludo con una annotazione. Noi entro gennaio voteremo in Consiglio regionale la legge riguardante la nuova Pescara. Dire questo significa che se facesse la neve e ci impedisce il transito in sicurezza di qui all'Aquila o dall'Aquila a Pescara, non è il 30 di gennaio, sarà il 5 di febbraio, non succede nulla. La linea del rispetto dell'impegno c'è pienamente.
Noi da oggi ad allora, ma anche dopo, vogliamo produrre il massimo di accortezza, sapendo che stiamo lavorando sull'ordinamento di una comunità che si ritrova a riorganizzarsi. Le idee, quelle verranno tutte accolte e lavorate. Per esempio le idee dell'altro giorno dei sindaci emeriti delle tre città, le idee degli imprenditori, le idee dei dirigenti scolastici, le idee delle persone che sono abituate a trattare come questioni proprie le questioni degli altri. Ed è l'uomo nuovo quello che la pensa così, quello che concepisce come questione sua le questioni di tutti. E qui è un tempo nel quale noi ci dobbiamo fare carico di questioni talmente importanti che dureranno per tanti decenni. Noi abbiamo visto nascere Pescara nel 27, fra poco festeggeremo significativamente il più importante dei compleanni. Io spero che ci sia ancora Marco Alessandrini in un ruolo importantissimo per aiutare anche questo festeggiamento, perché la festa cristiana è la festa che dice bene e sorridendo, ma è la festa anche che reincarica al futuro il lavoro. Bene, noi per quella data noi dobbiamo sapere che abbiamo fatto bene i compiti a casa, per la data che ci consegnerà i 100 anni. Bene, per quanto riguarda i 100 anni, noi dobbiamo essere sicuri che ciò che è partito è molto di più di ciò che era cominciato, ciò che è ripartito è molto di più di quello che noi abbiamo trovato. Ringrazio molto coloro i quali poi arricchiranno questo dibattito. Noi da questo dibattito vogliamo riempire lo zaino per non sbagliare quando legifereremo. Il titolo è una scommessa di ambizione. Città nuove sconfinate, nel senso che vogliamo riconcepirlo il confine, sapendo che queste sono rivoluzioni che ci sono state presentate sul tavolo da cittadini autoconvocati davvero. In passato, nel Novecento, avrebbero scelto i canali normali della democrazia, i partiti, i sindacati, probabilmente anche le espressioni della comunità, di quelle che in Germania si chiamano la Gemeinschaft, cioè dei vincoli tra coloro i quali hanno un progetto in comune. Oggi questo è scomparso, per cui i cittadini hanno detto: entriamo nei gangli della vita istituzionale e vi diciamo che per noi questa è una priorità. Con questo spirito, da Presidente della Regione, ho depositato 2 progetti di legge, uno adottato ed è in lavorazione stringente, e poi abbiamo concepito anche questo convegno. Buon lavoro e grazie ancora ai relatori.